primo video molto molto speciale, infatti sono super eccitata nel registrarlo perché mi sono arrivate le docebook. Mi preparo con voi, vi avevo anticipato che stavo aspettando queste agende. Queste tre agende, in realtà io me ne aspettavo due, perché quando Docebook mi ha chiesto di... Questa innanzitutto è una collaborazione, nel senso, sapete che io sono un'amante delle agende, delle planner, adoro fare le decorazioni sulle agende, adoro decorarle, quindi niente, appunto, è una collaborazione, altrimenti le avrei comprate. Ma so che Docebook collabora con diverse youtuber, quindi perché no, mi sono detta. E quindi niente, mi ha fatto scegliere sul loro sito quello che più mi piaceva. E quando ho scelto queste due agende inizialmente, con tutti gli inserti e tutto quanto, ho visto una terza agenda che mi piaceva tantissimo, ma io già avevo mandato ad Docebook la mail con su tutto quello che mi piaceva, dimenticando appunto questa terza agenda. Gli ho mandato un'altra mail dicendo: mi spiace tanto, ho visto anche questa agenda che mi piace un sacco, potete sostituirla a quella bianca. E invece loro me le hanno mandate tutte e tre, sono stati veramente super super carini, super super gentili e soprattutto velocissimi, una cosa che io durante le feste non mi aspettavo, questa velocità nel ricevere queste agende. Quindi niente, oggi sono qui per fare l'unboxing con voi. Questa è la scatola dove mi sono arrivate le planner, in questa scatola qui. DHL tre giorni prima mi aveva mandato una mail dove appunto avevano ricevuto il pacco e lo stavano mettendo in spedizione in questi giorni. Ho pagato purtroppo la dogana. So che tantissime, so che quasi tutte pagano la dogana per le Docebook. In pratica niente, ho pagato 30 euro di dogana. Ho visto invece altri youtuber che hanno anche pagato 8 euro, chi 10, chi 12, chi 24. Io sfigatissima 30 euro, però vabbè, alla fine è come se me ne fossi comprata una di agenda. Vi faccio vedere le agende all'interno della scatola com'erano, cioè i tre pacchi delle tre agende divise. E insieme facciamo adesso l'unboxing, quindi vi prenderò con la videocamera e vi porterò sopra un piano dove possiamo aprirle insieme, perché io le ho lasciate così, ho proprio voluto fare l'unboxing con voi. Le agende che ho scelto sono due zip, due con la zip formato tutte quante, tutte e tre formato A6, quindi personal, e sono due con la zip, una si chiama White Polka Dots, infatti bianca con i pois oro con la zip. Un'altra invece che si chiama Lilac Polka Dots, che è identica però lilla. E l'ultima, che è l'ultima che avevo visto sul sito, che appunto non pensavo mi mandassero, ma mi hanno mandato, è l'Elastic Strap Mint Polka Dot, sempre con i pois oro, ma color menta, ma non con la zip ma con l'elastico, perché è molto molto simile, quasi identica alla Kiki K. Infatti a me piaceva un sacco quella di Giulia, che aveva con l'elastico e i pois, però io non avevo fatto in tempo a ordinarla perché erano già finite e avevo preso ai tempi quella oro formato A5. Ok, allora questa qui è la confezione esterna, sto aprendo la White Polka Dot, quindi quella bianca con i dettagli in oro. Olè! È super compatta e è veramente bellissima. Cioè, è fatta veramente bene. Non ha altre cosine intorno, altri disegnini o altre particolarità, solo appunto questi pois in foil oro e questa zip su tutto il contorno dell'agenda. Allora, l'interno dell'agenda è fatto in questo modo, con tutte queste taschine. Una da questa parte interna, una da questa parte esterna. Non sono le stesse tasche, se ve lo state chiedendo. Qui abbiamo appunto tutti i dettagli in oro e al suo interno tutti questi fogli. Allora, tiriamoli fuori, guardiamo il resto dell'agenda, che si trova un'altra taschina qui con il portapenna. Io toglierò anche questa protezione qui. E questa è l'agenda. Quindi voi quando comprate normalmente l'agenda su LoveDoc, ho visto che ve la danno vuota, senza niente, se non per alcune, come questa, che troviamo già al suo interno questi qui. Allora, abbiamo un divisorio fatto tipo in plastica rigida, un divisorio a tasca, quindi una taschina porta cose per gli stickers, per qualsiasi altra cosa voi vogliate mettere, un righello bellissimo con scritto Today is a lovely day con il righello, e questo qui ogni volta si toglie e si mette con facilità perché ha già i buchi tagliati. E poi abbiamo questi, che sono i veri e propri divisori in foil, che sono bellissimi secondo me perché sono super originali e secondo me ricercati, perché questa cosa in foil è veramente sfiziosissima.
Qui c'è questa scritta, poi ne abbiamo uno con tutti i fiocchettini, ne abbiamo un altro con queste righe, uno con tutti i polka dot, quindi con tutti i pois, e poi l'ultimo con quest'altra scritta. E poi abbiamo i veri e propri fogli. Allora, abbiamo, da come vedo, i fogli con le liste e tutti i quadratini per le varie spunte, dipende da cosa ci scrivete sopra o che cosa li usate, insomma, se tipo devo fare la spesa segno tutto quello che devo comprare, poi nei quadratini spunto le cose che ho comprato, ad esempio, oppure devo fare delle cose giornalmente, metto un foglio in mezzo alla settimana delle cose che devo fare e le spunto ogni volta che le faccio. Quindi questi vanno usati a vostro piacimento. Questi qui invece sono i weekly plan, quindi sono i fogli settimanali divisi su due pagine, quindi dal lunedì alla domenica su due pagine in questo modo. E questi li ho richiesti io perché normalmente non li trovate dentro alle agende, come vi dicevo. Non sono numerati in base a tipo il 2016, c'è il lunedì 1 gennaio, cioè per dirvi, no? Dovete segnarveli voi con i vari numerini che ci sono qua sopra. Un po' scomodo, però se voi programmate di settimana in settimana o se avete un qualcosa in particolare per la settimana dopo, insomma, fate quattro spuntine e vi arrangiate voi. Poi abbiamo quest'altro che dovrebbe essere lo stesso, quindi questi qui sono i weekly plan per le tre agende. Questa è l'agenda bianca, quindi la polka dot white con la zip. La prossima è sempre la formato A6 zip, lilac polka dot, quindi identica però versione lilla. E anche questa è un lilla un po' rosa, cioè non è proprio lilla. Bella, sfiziosissima anche questa, sempre ben fatta, le cuciture sono veramente fatte strabene. Mi aspettavo tipo una zip, avevo paura che la zip non fosse cucita bene o che comunque fosse anche abbastanza dura da aprire, invece è veramente scorrevole ed è cucita davvero strabene. Wow, oddio, che bello! Qua invece troviamo tutti i fogli colorati, che anche questi mi pare di averglieli richiesti, se non ricordo male. E anche qui mi hanno messo gli stessi divisori, che in realtà non sono compresi per questa e neanche per quell'altra. E anche qui fatta uguale, con le stesse taschine e con gli stessi dettagli oro. Questi invece sono i fogli A6 con i vari colori, quindi abbiamo quello azzurrino, quello menta, quello lilla, lavanda e questo qua rosino. La cosa diversa è che per ogni tipo di foglio, tipo questo qua menta, ha le righe, questo qua invece ha tutti i quadratini bianchi, e qua invece, cioè è fatto a quadretti, scusate, e questo qua invece che è rosa ha alla lista come quell'altro di prima. Ok, l'ultima è questa qui menta, ma la particolarità di questa è che non è a zip ma ha l'elastico. Questo è il suo esterno, infatti è praticamente identica, se non che non ha appunto la zip, quindi rimane aperta, ma ha l'elastico a tenerla chiusa. L'interno qui è diverso perché l'interno è meno curato, diciamo, di quell'altra con la zip. Sono molto rigidi queste taschine qui, quindi troviamo appunto di meno di tasche rispetto a quell'altra, e l'interno non è oro ma è argento, e qui troviamo un'altra mega tasca e un'altra mega tasca da questa parte col solito portapenne, che questa è veramente super super carina. Queste sono le cose che mi hanno voluto inserire, che sono altre liste, quindi mi hanno inserito altri due pacchetti di liste, un pacchetto di fogli gialli però senza righettine, senza cose varie, quindi questi qua lisci se magari dovete appuntare qualcosa o vi piace disegnare, insomma per qualsiasi cosa, questi sono lisci quindi senza righe, quadretti e cose varie. E l'interno di questi divisori invece non sono come gli altri, quindi non sono particolari come quelli in foil degli altri due, ma come vedete sono color menta e sono divisi per monthly, weekly, today, list and to do, favorite, account, chronodex and others. Qui troviamo un altro divisorio di plastica rigida, un altro divisorio a taschina. Questa volta anziché rosino come gli altri, come vedete questo è tipo sul rosa salmone e questo è sul verdino, questo qui riprende appunto il verde acqua, il verde menta di questa agenda qui, però è praticamente, ecco, è praticamente identico. Queste sono le tre agende che ho ricevuto, come vedete sono simili con questi pois. La differenza di questa grandezza, che è veramente grande come la mia mano, quindi davvero molto comoda da portare anche in borsetta, da tenere con sé,
però la grandezza è praticamente a quanto, infatti, mi sembrava, non lo so, mi sembrano più compatte, tipo questa qui è la Webster's Pages che ho e che vi ho fatto vedere nell'ultimo video come l'ho decorata, se ve lo siete perso ve lo metto qui o ve lo lascio nell'info box. La Webster è leggermente più allungata, mentre questa qua è proprio più sul quadrato. Questa qui è la mia Kiki K Gold, che era in edizione limitata dell'anno scorso, poi ho visto che non l'hanno più rimessa in vendita, e questa qui è appunto il formato A5, quindi è la metà di un foglio A4, e questa sembra quasi simile a come è fatta, perché non è lunga, stretta e lunga, ma è proprio più sul quadrato, come le DokiBook. La cosa che ho sentito è che comunque le DokiBook, il formato delle DokiBook non è identico agli altri formati, tipo la 6 non è un vero e proprio A6, ma è leggermente più i fogli sono leggermente più corti, più stretti, e questa è la differenza tra una Personal e una A5, quindi una large, ecco. E come avete visto, questo era l'unboxing di queste tre patatine e non vedevo l'ora di farvelo vedere. Se vedete la grafica è un po' diversa, è perché appunto ho spostato tutto, vi ho portato di là e poi vi ho rimesso qui per farvi la parte finale. Decorerò i tre interni in modo diverso, nel senso che in quella bianca la farò in un modo, quella lilla in un altro. Non vi voglio svelare niente, perché se volete vedere come le decoro, se sì, fatemelo sapere con un bel mi piace e con un commento, che prenderò in considerazione sia i mi piace che i commenti per fare appunto il video dove le decoro. Quindi niente, che dire, ho detto credo tutto su queste DokiBook. Se nel caso avete altre domande, vi invito sempre a commentare, perché magari c'è qualcuna che legge, c'è qualcuna che ne sa di più, vi può consigliare. Che dire, basta, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao patatine e patatini!